Ciao a tutti, sono Rotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su The Binding of Isaac Afterbirth e andiamo a fare una nuova partita. Io voglio fare un'altra partita con Isaac in hard mode per tentare di arrivare nella Dark Room sperando di riuscire a combinare qualcosa di più di quello che abbiamo combinato precedentemente. Oddio, sono abituato alla velocità che avevo nella partita precedente e adesso mi sento davvero andare troppo lentamente. La sanguisuga la vogliamo prendere? Prendiamola. Quando attacca i nemici c'è una possibilità che ci faccia recuperare vita, mi sembra. Non è l'oggetto della vita, non fa neanche particolarmente schifo. Due bombe però già potrebbe essere un inizio abbastanza interessante. Non fa mai male le bombe. Nella scorsa run sono mancate particolarmente le bombe. E in realtà nella run precedente volevo intavolare qualche discorso. Il problema è che, come sempre, quando poi vengo preso troppo dalla run, da quello che succede, perdo troppo tempo a pensare a come potrei massimizzare barra migliorare la run. Se la metto qua, combino qualcosa di intelligente. Yes. E quindi poi non riesco a dire dai, mi attacco a fare i discorsi e quindi va tutto in vacca. Invece il discorso che ho impostato, che era che ero felice di come avete cominciato ad accogliere appunto il ritorno dei miei video su The Binding of Isaac, che in realtà non mi ricordo più di che cosa volevo parlare, pazzesco. Vedo che ho registrato con la mezz'oretta di Isaac parlando di continuo, e anzi, comincio a girarmi la testa forse perché parlando tanto prendo poco fiato, e prendendo poco fiato il cervello comincia ad aver bisogno di ossigeno. Non sono messo in una situazione molto bella, devo calmarmi un attimo. Fare un respiro profondo. E poi sbattere violentemente con la testa sulla scrivania, perché vado in iperventilazione. Sì, una caratteristica mia del canale è sempre stata quella di parlare in maniera piuttosto veloce, perché ho preso danno, ma non ho preso danno. Perché ho recuperato vita proprio in quell'istante grazie al Bloodsucker. Infatti in questa stanza mi ha fatto recuperare tipo 3 tonnellate e mezzo di vita, senza aver bisogno di recuperarla, però me l'ha fatta recuperare. Io devo ancora capire se le stanze segrete possono comunicare con le stanze piccole. Secondo me no, però abbiamo trovato tante bombe e possiamo sperimentare. Tra l'altro è grande questo piano e non è neanche XL. Badabim bambù, non sta andando male, non sta andando male. Cioè, perché in teoria se potesse comunicare con le stanze piccole potrebbe benissimo essere qua. La stanza segreta qua sotto. Lo scopriamo. Però lo scopriamo dal centro della stanza piccola. Però c'è, no, non può essere, non può essere. Ho deciso che non può essere. Shop, abbiamo anche le chiavi per entrarci, ma non abbiamo i soldi. Avessi una moneta in più entrerei per prendere la... Però se cosa facciamo? Facciamo saltare questa e magari la moneta ci esce. Per prendere un cuore grigio. E infatti, tutto calcolato. Abbiamo anche una chiave in più. Un cuore grigio per prepararci di più nel prossimo piano, per avere più possibilità di trovare Satana, ma non ci sono cuori grigi. Mannaggia al cazzo, abbiamo sprecato una... No, in realtà abbiamo sprecato una bomba, perché abbiamo fatto un cambio bomba per chiave. Ops, ho appena dato una manata al microfono e ho spostato il pop filter. Chiedo scusa se sentito casino. Datemi un secondo per sistemarlo. Ok, no, 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 decisamente no. Mi sta cadendo tutto addosso. Magari mettiamo in pausa così non perdiamo la possibilità di andare nella boss rush, anche se, come sapete, non è mai stata una possibilità che ho considerato attivamente nella mia carriera di The Binding of Isaac. Datemi un secondo che devo... Ok, ma proprio... ho proprio tirato via il blocco. Ok, ok, adesso ci siamo. Adesso ci siamo, molto meglio. Sì, la velocità non è mai stata la prima cosa considerata nelle mie partite. Io preferisco prendermela con calma e cercare di ragionare su come agire, e in realtà è un male perché se fai veloce ti abitui a farle veloce e sai che calcoli devi fare per farle veloce, fare comunque delle run belle, e soprattutto dal punto di vista di uno che registra dei video, farli da 20 minuti o 30 minuti invece che da 40, 50, un'ora e mezza, è un cambio decisamente radicale di prospettiva. E seconda stanza segreta, e qui rischio di prendere danni, e uno l'ho preso. Sì, le stanze segrete così, nel primo piano, sono il bullshit più totale, dato che non sei abbastanza forte o in grado di contrastare questo tipo di nemici al tuo stato attuale. Sei lento,
Hai poco danno e mi hanno fatto fuori un cuore e mezzo. Mannaggia cazzo. Dagaz però mi fa recuperare un cuore grigio e in teoria leva anche le maledizioni, ma non ce n'erano. Perthro è un D6. Gera raddoppia tutto. 2 D6, questo è ottimo. Questo è ottimo perché così possiamo vedere di ottenere qualcosa di buono qua dentro. Ragman è uno dei nuovi boss introdotti. Nuovi boss, ormai Afterbirth è uscito da un bel D, però per me è tutto nuovo dato che non ci ho giocato tanto come prima The Binding of Isaac, cioè a Rebirth. Rebirth bene o male ci ho fatto davvero tanto, ho fatto più di 100 episodi, può essere, un centinaio, sono arrivato, no forse no, forse sto esagerando, forse erano una sessantina, non lo so, no? Non mi ricordo davvero quanti episodi io abbia fatto di The Binding of Isaac Rebirth, ma qua di Afterbirth, questo qui dovrebbe essere il 36... Può essere, non è che non può essere. Dovrebbe essere il 36 e quindi capite che per me è tutto ancora nuovo. Dopo 36 episodi ci sono ancora molte cose da imparare, molte cose da vedere. Forse il mio problema è che non mi concentro mai troppo sul gioco, ma più su quello che dico, perché voglio cercare di creare un ambiente vivo. C'ho due Perthro e non ne uso neanche uno perché mi piace. Tears shot speed up. E quindi cos'era? Gera e Perthro. Che tra l'altro potevo far diventare 4 Perthro. Volevo tenermi Perthro e dico li uso qua che tanto li userò sicuramente tutti. E invece no. No aspetta, Ansuz. Che cazzo ho preso Ansuz? Volevo prendere Perthro. E quindi dico poi mi porto giù Gera. E invece no. O Iera magari. Lo pronunco a caso. Ecco, avessimo utilizzato il... Dagaz qua avremmo avuto un cuore grigio intero e ci avrebbe levato la maledizione, però va bene lo stesso. Anche se va bene lo stesso relativamente, porca troia, relativamente perché ho mezzo cuore grigio, quindi il primo danno che prendo, non ho più mezzo cuore grigio, il primo danno che prendo molto probabilmente diciamo addio a Satana, cioè rimane una possibilità su 3 di trovarlo e già mi sono avvicinato un sacco a quel primo danno. Cuore rossi, speravo mi dessi almeno qualcosa di utile. E Gluttony che può lasciare lo Yamart? No, può lasciare... Eccolo lì! Badum, badum, babum. Che bello. Beh, una possibilità su 3 è ancora valida. Il problema è... C'è un problema, ma non mi ricordo più quale sia. Ci stavo pensando, No, il problema è che sicuramente prenderò un danno contro il boss, perché sono un caprone. Quindi possiamo ridere quanto vogliamo, possiamo felicitarci del fatto che bene o male ci resta una possibilità su 3, ma... Un danno contro il boss ci fa scendere del 99% la possibilità di trovare Satana, quindi salutiamo Satana da lontano con una lacrimuccia agli occhi. All D6 e Perthro. Quell'oggetto mi sembra mi cambi il modo di sparare, mi dia... Vediamo. Cioè quello bianco che è zodiaco, che ti dà a ogni piano un effetto random, è marked... Sì. C'è il piano. Ti dà più 3,15 di range, più 0,3 di altezza e più 0,7 di tiers. Non mi interessa, mi piace sparare tradizionalmente perché poi mi si fotte il cervello. Però prima di usare il D6 o Perthro direi di cacciarci una bomba. Men che meno. Non mi dispiace la mosca. Ah, però è quella. Speravo fosse l'altra. Questa qui non fa tipo due volte il mio danno e... Non è male, ma non è neanche l'oggetto della vita. O poi per dire, adesso ci sto facendo fuori i nemici, eh. Cioè, vedete che se uno la gestisce bene, riesce anche a tenerci qualcosa. Il problema è trovare l'equilibrio tra... Oh, manco il grigio, manco a pagarlo. E... La Red Candle, che non è male, però rinunciare al D6 per la Red Candle... già che è tutto carico, passiamo dopo. Ah, c'è una roccia tinta, l'ho vista adesso, va troppo veloce. Sono incastrato? No, ok, meno male che ci ha pensato la sanguisuga. Moschina mia, pensaci te. Meno male che c'è la mosca. E una batteria, ottimo, ottima la batteria. Perché se il rollo rimane sempre in saldo, posso provare a rollare, spero che capiti qualcosa di buono. Proviamo a battere il boss senza prendere danno. Non c'erano quei grigi. Deont, ok, scherzavo. qualcuno ha detto battere il boss senza prendere danno. No, non posso essere stato io. Nah,
Non dire mai una cosa del genere. Conosco i miei limiti. Adesso, ad esempio, sarebbe ottimo sfruttare la mosca. Il problema è che fa anche un po' di danni la mosca. Mi prude il naso. Ok. Oh, stai a vedere che ci riusciamo. Tutto in vacca. Alla fine. Spero quasi di prendere un altro danno, dico, perché almeno mi sentirei più giustificato per aver preso il primo danno. Placenta, capire più la cap. Perché sono un coglione. Potevo prenderlo quello di prima, Perché range non me ne frega proprio un cazzo. Sono una bella testolina di minchia. Sì, poi ho detto. Vabbè, meno male che non c'è quei grigi, se no mi prendevo testate da solo. PhD mi piace. Tutte le pillole adesso dovrebbero essere positive e dovrei conoscerne l'effetto. Positive o neutre. La stanza degli oggetti l'abbiamo trovata, sto piano. Perché nel caso in cui non la si abbia trovata. Sì, l'avevamo trovata e c'era. Alla mosca. Allora possiamo andarcene. Vita massima, ma tutta rossa. E dado scarico. Dado star. Oggetti non particolarmente potenti. Ho rinunciato a un HP più la cap per un HP che poi è diventato un range up. Cosa fa il numero 5? Datemi un secondo che ve lo dico subito dal sito. Il numero 5 rirolla e inizia il piano. Ha l'effetto del forget me now, escludendo la parte in cui perdi l'oggetto da barra spaziatrice. Quindi io vi dico, in verità vi dico, finiamo il piano e usiamolo. Per una rampa lunga, però è utile per massimizzare le nostre possibilità. Voglio levarmi quello laterale. Ma vai sempre più là. Ci arrivo. Ah, ma vedi che forse range up non è stato così male. Alla fine ha avuto i suoi effetti positivi. Se stai lì, io non ti posso colpire. La mosca non ci arriva. Ok. Il range up ha avuto i suoi effetti positivi alla fine, dai. Ah, riesco ad arrivare fino alle mosche in fondo alla stanza. Magra consolazione. Oh no, se c'è questa stanza vuol dire che quando ci dovremo ripassare, e sicuramente per un motivo o per l'altro dovremo ripassare, ci danno e diciamo Dio a Satana. Sono spaventato a vedere la mia sanguisuga pensando che fosse una di quell'avversario. E prendiamo danno quando passiamo da quella stanza. Comunque non c'è problema, perché già l'abbiamo preso e già Satana lo dobbiamo salutare. Ma più che altro l'ottica adesso è cercare di sopravvivere più che cercare di trovare Satana, dato che è vero che ho 3 cuori di vita, la vita massima che posso avere. Però, ecco, sono incastrato logicamente. Però sono un bel cretino io, quindi lo so che prenderò tanti danni stupidi. Tanti danni stupidi. Una cosa che mi ha nervosito degli episodi precedenti, mi riferisco in particolare all'episodio, così velocemente ti rialzi da quando? Ci pensa la mosca? Dell'episodio, il primo episodio che ho ripubblicato da un po' di tempo a questa parte, il... scusate. 34, può essere? Credo di sì. Che volevo fare tanti discorsi. Quando voglio fare tanti discorsi sono gasato, perché se devo fare tanti discorsi vuol dire che ho tante cose di cui parlare per tutto il tempo che durerà la run. Però non abbiamo trovato la stanza degli oggetti ancora, ma non me ne frega niente, andremo dal boss. Cazzo. Ricazzo. No, devo uccidere te prima, se no qua ci stiamo fino a domani. Madonna, quanti ne hai spawnati? Uno sopra la... Sto morendo? E stavo sparando la mia sanguisuga di nuovo? Oh, santa merda. E non c'è un cuore in giro neanche a pagarlo. Sai cosa ti dico? No. No, vabbè, no. Dico, a sto punto vado a battere il boss, poi ci ho ripensato. Però aspetta, magari qua c'è la seconda stanza segreta. No, non c'è. Ci ho provato, ma no. C'è di buono che non dovrò più passare per la stanza con le spine, dato che posso accedere direttamente da qua. C'è di cattivo che ho mezzo cuore di vita e qua un danno e finisce tutto. E ve l'ho detto, tanto vita massima, ma tranquilli che poi la cagata la faccio. Come volessi dimostrare. Ecco, non so niente da ridere, perché quando dicevo, quando devo fare un discorso sono felice perché ho da parlare, però
non riesco mai a a seguire il filo. Incomincio un discorso, poi capita qualcosa, mi distraggo e parlo di altro. Ed è sempre così, e mi dà sui nervi a me riascoltarmi. Cioè, non voglio immaginare qualcuno che ascolta e dice: sì, ma finisci quello che stavi dicendo! E poi riprendo il discorso mezz'ora dopo. Cioè, se siete arrabbiati come volete spaccarmi la faccia, vi capisco, perché io me la vorrei spaccare in questo momento. Però la sanguisuga qui sta dando del suo meglio. Cioè, potete colpirmi quanto volete, tanto la sanguisuga che vi sta attaccati al culo vi fa 200.000 danni e mi fa recuperare tanta vita. Ok, uno ho ucciso, grazie. Non uccide neanche più di uno, questo è il fatto. Questo muore. Questo pure. Vai, 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 vai. Sanguisuga, sveglia! Non ti pago per dormire. E quando devo fare tanti discorsi, poi non... Calamita non è male, però... Boh, proviamo, perché se attira anche gli scrigni. Perché se attira anche gli scrigni, sono un bambino felice. Non attira i cuori, già. Dammi un cuore grigio. Sì! Ma anche even more options, è una bella... Che non ho monete, non ho monete, cazzo. Vabbè, prendiamo questo come priorità per cercare di trovare Satana, anche se le possibilità sono basse. Even more options lo voglio, perché mi permette di trovare due invece che un solo oggetto nella stanza dei, dei power up. E... però dobbiamo trovare le monete, molto probabilmente non le troveremo. Prendiamo la batteria e andiamo a provare a battere il boss. Ho due colpi prendibili. Headless Horseman non dovrebbe essere... no, potrebbe essere un problema. Uno perché fa le esplosioni, che credo facciano uno di danno e non mezzo. Ma i boss in generale dovrebbero fare uno di danno, no? Lascia la traccia su cui non posso camminare. Ho perso già il mio danno. Si fanno tutti uno di danno. Devo riuscire a eliminarne almeno uno. Mosca, mosca, mosca. Ok, la mosca l'ha fatto. Rimane te, che sei facilmente attirabile dove voglio io, in teoria. Merda. Volevo utilizzare la mosca. Sì, sì, no. Sì. E niente, Satana. E il cavallo che mi fa volare, ma... All the six. E un range up che potete mettervelo... su, su. Per il buchetto. E... però ho preso range up perché tanto... non mi frega più niente di questa vita, no. Usiamo la stanza col 5 e col Forget Me Now. Però finiamo di esplorare a questo punto. Magari riusciamo a morire male. O magari riusciamo a tenere cose interessanti. Rompiamo le cacche nere così qualcuno di loro muore. Tutti muoiono. No, c'è ancora i vermi maledetti, i campioni. E qualcuno che non riesco a capacitarmi di come sia ancora vivo, se devo essere sincero. Mezzo cuore l'ho preso, tant'è. Vabbè, tanto ormai... non mi frega neanche più di tanto, se devo essere sincero. Non so più cosa volere da questa run. Non mi frega più di prendere danno. Sì, qua in realtà non mi frega più di prendere danno, perché ormai Satana non c'è. È andato via. Satana non è più cosa mia. The Stars. Beh, magari usiamo al prossimo piano, così ci arriviamo diretti. Envy è un bel dito in quel posto. Cioè, di solito riuscivo a farlo senza prendere mai alcun danno, ma non è più il tempo delle mele. Un tempo, ero carato. Però la moschina, se riesci a orientarla bene, ti dà una mano enorme. Soprattutto bisogna riuscire a... vabbè, dai, ce l'ho fatta, senza prendere danno, non ci credo. Incroyable! E lì ci mi ha dato una gran mano, però. Tutto per una chiave di merda. Speriamo il piano tanto per fare. Non che mi interessi il punteggio stile... degli run, degli seed, come si chiamano? Degli challenge, più facile. E, solo per fare, per vedere tutto, magari c'è una curse room e poteva interessarci entrarci. O magari sta sbattendo di nuovo la porta. E più di così. Aspettate un attimo, che sennò morite per il casino. Muto un attimo il micro. Eccomi. Ok.
A sto punto spero attiri anche gli screen. Dimmi che attiri gli screen. Non li attiri. Merda. Però ho 4 bombe. Mi va di sprecarle per far questo. Non ci arrivo. Almeno apilo. Almeno apilo. Vabbè dai. Mezzo cuore l'ho recuperato. Ha più senso forse provare orizzontalmente? Oh. Oh. Non so con che direzione abbia fatto andarla, però ce l'ha fatta. Allora facciamo dai 5 e ricominciamo il piano e speriamo in bene, dai. Speriamo. E voilà, 100% di trovare Satana. Peccato che ho solo quei rossi. E c'è la Curse of Darkness, che non vedo una favarda di niente. No, non c'è la Curse of Darkness. Mi sembrava si fosse inscurito per un attimo, ma non ho capito mica perché. Ed ecco qua che Satana c'è. Lo salutiamo, beh, me l'aspettavo, Me l'aspettavo enormemente. Io insomma, io sento una forte dipendenza dal patto con Satana per ottenere una vittoria, nel senso che è la mia unica speranza e questo suona molto male in una... Non capisco quali sono i miei, cazzo, qual è il mio e quali sono i nemici, cazzarola. È vero che sono diversi, però se non ci fai caso vedi solo il colore e dici, oh, questo è nemico, invece è il tuo. Perché sì, trovare oggetti di patto con Satana secondo me dà un boost non da poco, se trovi gli oggetti giusti, Lì c'è una batteria per il futuro. Ah, usiamo le stars. Che ho detto, lo usiamo subito. Technology, ma quale technology? Ne vale la pena? Lo scopriamo su Educational Channel. Allora, questa è technology. Dopo 200 episodi dovrei saperlo, ma... Che volete farci? Sono un cretino. Tech... Punto 5. Dice con un laser che è posizionato nel centro della testa e che spara a intervalli random mentre sparo le lacrime. Ogni laser fa il danno equivalente a quello delle mie lacrime. E occasionalmente può sparare Hookworm, Spoonbender o Tiny Planet. Boh. Prendiamolo, magari non è così male. Boh, dai. Non è malaccio, meno male io ho sempre le mie lacrime e ho anche il laser. Quindi in teoria è stato un apporto, in teoria, spero. Non ho visto se... Ah, merda, era invisibile, ti odio. Come odio te e tutta la tua stirpe, perché siete dei bastardi. Non solo esplodete, ma dovete anche lanciarmi i colpi in ogni cazzo di direzione. Vi voglio bene. Con amore, un abbraccio, Narotus. Tech 5, boh. Sì, non è stato questo improvement particolarmente interessante, c'è da dire. Però dai, non ci possiamo neanche lamentare troppo, forse. Forse sì, posso fare quello che voglio. Vabbè, c'è da dire che c'è il fatto che trapasso i nemici e quindi quello viene sempre utile perché se sono in fila riesco a colpirne due assieme invece di colpirne solo uno. E non lo disprezzo. Diciamo l'effetto piercing. Aspetto a prenderti perché non voglio sprecare mezzo cuore sapendo... Come morirò breve. Ok, un andato. Vedete, in questo caso è strautile l'effetto trapanante. Ci deve essere un film porno che si chiama effetto trapanante. Figuriamoci se non c'è. Last potrebbe darci una siringa, che però non abbiamo ancora trovata, ma neanche una. Deve darci il virus. Invece no, però abbiamo range o 36-75 di range. Cioè io sparo da qua e becco nel coppino un cinese che sta mangiando tranquillamente in casa sua. Abbiamo, dicevo sì, appunto, il PhD che ci permette di sapere che pillola sia e averla sempre o positiva o neutra, quindi... Va anche bene trovare pillole. Il problema è che non ne abbiamo trovate. Ah, sapete cosa può venire bene? Se sapessimo che ci sono delle pillole, delle particolari pillole interessanti, trovassimo la Battle of Pills, potrebbe essere... Quella per cui vale la pena forse cambiare di 6, forse. Però dipende da quando si trova. Se la troviamo negli ultimi piani si potrebbe fare e sperare di ottenere pillole interessanti che non siano range up. Ma se c'è ad esempio un tears up e possibilità di trovarlo più volte non è male. Non è per niente male. Un HP up anche. Meno male la sanguisuga. Ogni tanto la vita me la fa recuperare anche se non la si trova in giro. Cosa mi ha colpito? L'esplosione del verme? Ma ero davanti a lui. No, qualcosa che è esploso qua al lato allora. Merda, tra un po' mi faccio investire dal verme. E basta che sei incastrato. Che ti riesco ad uscire. Ok, il laser forse... Cioè, qua ci sta aiutando un sacco. Senza se, senza ma.
Allora, adesso il problema è solo stare attenti a quando si fanno esplodere i vermi da trovarsi sotto di loro, perché se ci si trova in diagonale si rischia di farsi esplodere addosso. Sì, facciamo così. Ci prendiamo la sacchetta, magari c'è. Volevo dire una batteria, ma non c'è. Stars per il futuro. E Fanny Pack. Sì, non è male, ma non ci ha aiutato. Ma insomma, c'è una bellissima. Un bellissimo cuore. E un'idea. Rigoliamo e vediamo cosa c'è in saldo. Sì, posso sovraccaricare la batteria. Questo mi piace. Che vuol dire che posso raccogliere le batterie. Se ho delle stanze in più, non vanno perse, ma vengono comunque accumulate all'interno della carica del mio oggetto. Fermi tutti. Ho appena sputtanato il mio cuore grigio. Perché sono andato qua? Devo battere il boss. Avevo appena preso il cuore grigio. Che coglione che sono. E mi immagino qualcuno che dice: sì, lo so, sei un coglione. Hai ragione. Me li merito tutti gli insulti. Grazie. Calma. Se solo te. Sì. Apriamo te. Sì. Apriamo te. Potevate darmene un oggetto di merda. Sì. Sì. Oh, addio preoccupazioni sul patto con Satana. Vaffanculo, prendo tutti i danni che voglio, almeno finché rimango in vita. Ah, sono un uomo felice. Però già che abbiamo patto con Satana, so che non è andato ad andare avanti indietro, ma tanto siamo già 23 minuti al terzo piano, come al solito. Direi di andare a prendere la batteria che c'è qua a sinistra. E nel frattempo, mentre muovo con una mano il personaggio, con scarsi risultati, bevo un goccio d'acqua, perché ho la gola in fiamme. Ah, un'altra vita, signori. Con che lentezza. Logicamente la batteria si trovava dall'altra parte del mondo rispetto a la boss room, però dai. Si può fare. Oh, finalmente un oggetto che mi tranquillizza un pelo, perché in realtà il vero problema è che noi bene o male abbiamo solo 3 cuori rossi di vita, quindi se anche troviamo un oggetto che dice oh, sì, lo prendiamo, ma ci lascia con un cuore rosso di vita, allora finiamo per fare i cavalli golosi e a morire male, semplicemente. Sarebbe esserci una stanza segreta qua, vogliamo rischiarcela? Sì? Vedi che a volte... Cucufru, fermi tutti. Prendiamo il diabete. Quando prendo danno mi si ricarica di uno all'oggetto, quindi non mi dispiace. Boss. The Stain... di solito potrebbe... Ah no, ma cazzo me ne frega. So per dire, di solito mi frega perché un danno forse riesce a farmelo, anche di più. Però poi ho detto, ferma tutto. Ho la testa di capra. Dov'è la mosca? Là. Qui secondo me è uno di quei boss dove la mosca può venire abbastanza utile. Sì, un pochino. Non tantissimo, ma un pochino. Ok, sì, ora mi ricordo The Fade. Sì, in cura. Non so come ho fatto. Meno male che ho a distanza di sicurezza. Non comincerò a sparare, non comincerò a sparare. Perché è quello che mi preoccupa più che lo spawn di nemici. È andato. Cioè, questo è un damage up. Damage più range up, perché giustamente ne avevo poco di range. Troppo presto. Sei arrivato troppo presto. Sacrifica il dagger, mi piace. Rischio, cioè io mi sto avventurando in acque torbide. Beh, sicuramente sarebbero state più torbide se avessi preso il gatto. Anche se sarei potuto entrare qua dentro avendo preso il gatto. Come fai a saperlo in anticipo? Ok, non mi piace quando ho partito da lontano perché... Sacrifica il dagger, grande. Non so come ha fatto a non prendere danno, perché questa era strettina come stanza. Beh, se vediamo che prendiamo 2 colpi, possiamo entrare nella boss challenge room. Tra l'altro, testa di cazzo.
Tra l'altro con la, il range enorme che ho, ovunque sono, sono sicuro che posso arrivare in fondo. Quindi ovunque spawnino i nemici più o meno posso, sono raggiungibili. Che non vuol dire che li raggiungo, però sono raggiungibili. Sì, non so perché tra tutte le stanze ho detto, ma sì, andiamo in quella XL, che giustamente... E ho beccato anche il campione, e quindi ho preso un danno invece che mezzo. Ah, minchia, meno male che c'è il Lich, ragazzi, lo sto rivalutando un sacco. Cioè, quando hai cuori rossi, effettivamente è l'oggetto della vita. Poi se ti capita con... come si chiama? Con Blue Baby, dici, ma chi cazzo me l'ha fatto fare di giocare ad Isaac oggi? Potevo starmene a grattarmi la minchia o a studiare, tipo... Anzi, mi hai fatto recuperare troppa vita, perché con un cuore volevo comunque fare un salto nella stanza della boss challenge. True of Hearts. Tra l'altro, se arriva un cuore e entro nella stanza sul True of Hearts, in pratica posso farmela con due cuori. Quindi, invece, magari, invece di andare avanti, sì, andiamo avanti, ma cerchiamo di subire anche un danno. Ok. No, un altro. Peccato perché avevo già il dado carico. E... Bombs are key. Voglio 21 bombe e 5 chiavi. Non credo ora come ora. E adesso andiamo nella boss challenge room. E sperando ci sia qualcosa di buono. E usiamo il True of Hearts. Bello, e non dovrei più pensare ai danni. A me piace. Usiamo il True of Hearts. Bomba. Di solito possono esserci oggetti interessanti qua. No, non c'era neanche un oggetto. Però riusciamo a ucciderlo da coglioni. Ok, non bisogna seguire la direzione ma andarci contro. Secondo me... Vabbè, cuori ce ne sono in giro, quindi siamo parati. E Lich mi sta parando tantissimo la vita. Oh, mega fatti l'odio. Sì, comunque... Vabbè, a parte Lich, ma ho anche raccolto per terra. Ma Lich... Boh, è il mio nuovo amore. Ho preso danni contro cosa? Contro la sua scia. Comunque volevo usare la Sacrificial Dagger, ma... È stato un pessimo tentativo. Vabbè, alla fine, avendo così poca vita, non importa quanta ne perdi, tanto sei sempre lì. Il range di difficoltà non è aumentato. Cioè, la probabilità che muoia non aumenta. Con... Cos'è? Usiamo le stars almeno, andiamo a prenderci un oggetto. Bob's Rotten Head. Facciamo una cosa simpatica. Ok. Prendiamo Bob's Rotten Head. Speriamo di rompere qualche fungo in più. Ho perso la doppia carica posandolo, sono una testa di cazzo. Ti prendo perché sei la seconda mosca. E una seconda mosca vuol dire che se forse sottengo un'altra mosca, un altro oggetto che ha a che fare con le mosche, divento Lord of Fly. Quello che contempla Lord of Flies. Lich, ti lascio attaccare a te perché mezzo cuore di vita. E sì, vabbè, tanto c'ho la... La batteria. Lo shop ha però 4 monete. Sì, non ho più ottenuto monete, che non ho spese tante precedentemente. E una moneta me la danno adesso. BFF mi piace un sacco. Però non ho i soldi. È sempre questione di soldi. Non ho ancora i soldi. Adesso è cambiata, mi sento più sicuro di me stesso. Sono curioso di vedere. Ah, potrebbe essere... Potrebbe essere. Beh, ho 6 bombe, posso anche provare, anche se non ho la certezza al 100%. Lich, vanne a uccidere uno. Uno, ti chiedo, non tanto. Lich. Non... Perché lui... Allora, quello lo uccido io. No. Fanculo, guarda. Sei utile a niente. Troppe batterie e non riesco a evitarle, perché vengono verso di me. True of Diamonds, True of Diamonds vuol dire che riesco ad andarmelo a prendere il BFF, però prima voglio ottenere più monete, perché più monete non ho guardato per di più per la stanza segreta, ho detto sì, può esserci, vediamo. E oh yes, era qua, perché più monete ho più ha senso raddoppiarle. Judgment si può per essere fatto saltare in aria, sappilo. E già che ho la... Vabbè, alla fine l'ho presa. La PhD proviamo a prendere, vabbè, i Fun Pills. Con 13 siamo a 26. Boh, non ho voglia di fare tutto il giro per tornare. Siamo già mezz'ora, siamo ancora al... Vabbè, quarto piano. Pensavo peggio, pensavo fosse ancora al terzo. True of Diamonds. E... BFF.
E adesso c'ho il Lich che è gigante. Anche le mosche mi ha ingrandito, non lo sapevo. E anche il coltello. Pensavo ingrandisse solo i famigli. Quindi pensavo giusto al Lich. Non so, i vari baby che ti possono arbitrare. Bombs are key. Ce lo portiamo, ma non ne sono convinto, perché ho solo due bombe ora come ora. 22 chiavi, forse devo usarlo prima. Lich, conto su di te. Sì, ce l'ha fatta. Perché in teoria probabilmente è quando lo ammazza uno. Però se lui c'è sopra, mentre gli sparo addosso, lo ammazzo io, lo conta come se l'avesse ammazzato lui. Qui è stata proprio abilità, eh. Dark One, in realtà ti odio profondamente. Beh, però un po' di danno te l'ho fatto. Sì, più che altro se quando comincia a sparare il Brimstone, deve sapere dove va. Però, tra Sacrifical Dagger, mosche varie, t'ho incappettato mica male. Krampus, non ti gradivo in questo momento, se devo essere sincero, però dai. Quanto danno? 5-19, che non è male. Ero anche distratto mentre mi ha sparato il Brimstone, meno male che non ero in linea d'aria. Ma sono diventato tutto bravo all'improvviso, no dai, adesso lo prendo un danno. Oh dai, con range alto, tutto sommato, la Lamp of Cold non è male, eh. La 8 Ball, non mi ricordo, da un tiro, no, era in quello vecchio che c'era l'errore che diceva che desse un tears up. No, da shot speed up più 0,16. No, non mi piace per niente, la rolliamo. Questa sulla monete, che non è che ci dispiacciono, però. Pardon, ho premuto F, mi si è rimpicciolito. Squeezy è un tears up e due cuori grigi. Mi piace. E vogliamo finire di esplorare il piano? Boh, a sto punto ci prendiamo la run lenta, facciamo tutto e spariamo tutto. Che rate of fire ho adesso? 6. Beh, non è malaccio, eh. Non è altissima, ma non è neanche schifosa. E monete. Monete, dai. Forse stiamo raddrizzando un po' la run. Però c'è da dire che non siamo in quella situazione dove dici, vabbè, ormai è fatta. Che c'è a volte. Poi il rischio c'è sempre, visto. Il rischio c'è sempre in ogni occasione. Io bombs al chilo tengo per il futuro, però vorrei trovare più bombe prima di utilizzarlo. E se proprio devo utilizzarlo. È un'altra bombsacchi, va bene. E seconda stanza segreta, andiamo in direzione boss e vediamo se c'è qualcosa che ci ispira. Qua non può essere. Qua non può essere. Qua può essere. Qua non può essere. Quindi o è su, però non volevo utilizzare le bombe. Beh, senti, facciamo così. Potrebbe essere stata la più grande cazzata del secolo, eh. No, non era né qua né là. Andatevene tutti a quel paese e usciamo da questo piano, che ci siamo stati anche troppo. Beh, due volte l'abbiamo fatto, questo e quello precedente, non lo ricordo più. Quinto piano, yeah, finalmente. Da quanto tempo è che non vedo un quinto piano? Odio queste stanze, odio la vita in questo momento, in realtà. Odio tutti in questo momento, perché due volte prendere danni mi girano le palle. Sapete cosa potrebbe servire al Dark Bomb? Perché il Lich mi para quando ho solo vita rossa. Il problema è che ne ho poca. Dark Bomb mi para in senso opposto. Nel senso, se c'è vita rossa per terra, fa di tutto per aiutarmi. Non ce la farò mai, sono troppo lento, infatti. E addio cuori grigi. Pensate se non avessi avuto la testa del Satana. La testa di capra, vabbè, sì, ci siamo intesi. Il laser si infrange o attraversa? Attraversa. Il problema è che lo spari non tanto frequentemente, però quando lo spari. È randomico la percentuale con cui spara il laser, ho letto. Bene. Bene. Ora, comunque c'è anche da dire, al di là del fatto che ho comunque preso danni e tutto, ma che quei grigi me li danno solo quando ormai abbiamo le chiappe parate, nel senso che abbiamo la testa di capra e non frega più niente di trovare quei grigi, nel senso, ormai. Troppo veloce, non riesco a piazzarmi. Dimmi che ci arrivo. Da nessuno dei due, perché è più grande questo lato di stanza. Sì, potevo avvicinarmi un po' di più, vabbè. Appunto, cuori grigi quando non servono. Cioè no, servono sempre, per l'amor del cielo. Non fraintendetemi, non sto insultando qualcosa che mi serve tantissimo. Però servivano più prima, ecco. Le moschine non mi dispiacciono.
Anzi, ho una bella percentuale di orbitali qua attorno. Che sta facendo un bel lavoro. E te cosa fai? Mi rallenti. Però rallenti. Scusa un attimo. Perché devo capire. Rallenti solo la velocità? Oppure rallenta anche la rate of fire? Cioè, non avrebbe senso che rallentasse anche la rate of fire. Se però rallenta la velocità, potrebbe essere mezzo interessante. Sto cercando il trinket. Dov'è? Perché non vedo. Eccolo qua. No, aumenta il range di 4 e aumenta anche l'altezza delle lacrime, ma diminuisce di 0,4 la velocità. Dai, proviamo. Vediamo cosa ne esce. Sono curioso. No, chiavi non ne ho così tante, quindi non mi va di spenderle lì. Vediamo di eliminare più robe possibili, nel minor tempo possibile. Mosche. Oh no, siete tanti, merda. Vabbè dai. Mezzo cuore di danno posso permettermelo. Che si inizia così e poi comincia a permettere un po' troppe cose. Si vorrei avere le lacrime spettrali in questo momento, perché mi piace che ve ne stiate lì, ma vorrei anche potervi raggiungere. Cosa si potrebbe desiderare da una run di questo tipo? Stavo pensando, la velocità delle lacrime influisce col Brimstone sulla sua permanenza a schermo? Quella sarebbe una figata, cioè se in questo caso il Worm, ad esempio se fossi Azazel, mi aumenta il range, che mi viene bene, perché così ho il Brimstone più lungo. Beh, l'altezza non credo mi freghi. E aumenta il... Siamo lontano. La durata... Ok, basta, ho trovato quello migliore. Cancro aumenta la rate of fire e quindi siamo più che felici. Abbiamo la stessa cosa di prima, solo che la velocità è decisamente maggiore. Non abbiamo trovato la stanza degli oggetti ancora? Abbiamo trovato lo shop però, yay! C'è da dire che in teoria abbiamo ancora tanti oggetti da trovare e tante possibilità di rirollarli. Quindi, tutto sommato, credo ancora nelle possibilità che potrebbero offrirci questa run, ecco. Io per me posso stare nascosto e farti colpire dalle mie mosche. Anzi, credo che farò così. Mi è saltato addosso, non l'ho visto. 17. Pensavo di averne prese di più, però va bene lo stesso. Bella sta map. Questo voglio sapere. Come il programma abbia potuto generare questo tipo di layout. Cioè, avrebbe avuto mezzo senso se in fondo ci fosse stato il... prendiamo anche questa moneta. Fosse stato il boss, perché dice, vabbè dai, ti fa fare tutto il percorso e poi arrivi al boss. Ma così, con lo shop in fondo, non dico che mi puzza un po'. Cioè, non è che mi puzza, però intendo dire, meh. Tra l'altro bastava che prendessi una deviazione, una, e già avevo un oggetto in più. Ok. Vediamo voi cosa mi proponete. Shit. Se poso e riprendo, parto la doppia carica del dado. Però anche vero, con quel grigio mi fa piacere. E poi dovrebbe esserci pieno di batterie. Ah no, me la dà lui perché la doppia carica. Allora usiamo due volte. Ho preso due cuori grigi. Voglio davvero rirollarlo, perché ho il debit. Ogni volta prendo danno mi si ricarica di una. Non lo so. Non lo so. Vogliamo lasciare il D6 e prenderci il Book of Revelation? No, rischiamo. Vaffanculo, tutti quanti, vaffanculo. Abbiamo questi che magari c'è una batteria. No, non c'è. Però c'è una pillola che è speed up. Che non mi dispiace perché come velocità non abbiamo ancora trovato qualcosa che ci aiuti in particolare. Beh, finita velocemente, frega niente. No, batterie non erano qua, ma erano nel piano precedente. Mi sono totalmente sbagliato. Ah, Dragon Vusa. E vi odio perché mi avete incastrato. Siete riusciti a incastrarmi. Chi ha incastrato Noratus Games? Un nuovo film da cui stiamo lavorando. Metà registrato normalmente, metà con grafica cartonata. Siamo già dai boss. Allora andiamo al boss. Però, vabbè, a sto punto. Due doppio haunt? Questa non mi è mai capitata. Questa è l'odio verso il genere umano che può generare così simili. No, però in realtà si è messo male perché ho una rate of fire della Madonna. Ok. La screw, l'adoro. Ah, non ho il dado carico e ho esplorato tutto, quindi mi devo prendere quello che c'è qua dentro. Oh, ma non mi lamento. Proprio lì aver solo quei grigi
E io ho urlato il buco Revelation, testa di cazzo. Sicuramente la gap is able. E le falci. Il problema è che adesso è tutto. Cioè, siamo messi bene, eh? Spariamo a raffica. Siamo forti. Il problema adesso è la vita. E dato che non ci sono più cariche in giro, direi di. No, non sto sbagliando strada. A sto punto, davvero di prendere Escrigiacoli. Che ogni qualvolta. Ogni qualvolta vengo toccato, trasformo tutti in cacca e prendo un danni. No, non me lo ricordo come funziona. Tardi touch. Sì, se mi tocca diventa una cacca, forse il nemico soltanto che mi ha toccato. E boh. A sto punto, già che siamo qua, rompiamo un po' di crani nella speranza di ottenere un cuore nero. La carta di credito è buona. Justice, ci dà un po' di tutto. E la carta di credito non è male perché ci permette di comprare. Oddio, ci permetteva di comprare anche i patti di Satana. A gratis. Mannaggia il cazzo. Non so perché mi sentivo che fosse qua la stanza segreta. Sto smaronando un po'. Non darmela una pillola, eh. Beh, intanto abbiamo trovato una scorciatoia, vediamola così. Qui fatto tutto. Vabbè, dai, andiamo. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Testa di cazzo, potevi usare credit card per prendere Little Brimstone. Però vabbè, è uguale, tanto Little Brimstone non è tra i miei maggiori interessi, anche se non è un oggetto malvagio. E preferisco preferisco tenermelo per il prossimo patto, dove magari ci sono tre oggetti e non uno. E figurati. Figurati se non era un nemico. Sì, nel piano precedente ho gestito male le batterie, decisamente. Perché arrivare da Satana senza avere neanche una batteria. Siamo già da mamma. Cioè, nel senso, abbiamo già trovato il boss mamma. Preferisco allora andare di qua. No, vi odio. Spero solo di uccidervi in tempo prima che vino le maschere. Ok. No, siamo messi bene. Abbiamo una rate of fire della Madonna, anche grazie al trinket. Oltre agli oggetti che abbiamo trovato, ma anche grazie al trinket. Il cancro. E Oh shit. Mi piace. Troviamo anche lo shop e sono l'uomo più felice del mondo. Anche se secondo me mi ha sbloccato un po' i 15 da Ultra Grid. O mi si chiama Super Grid, Hyper Grid. Non mi ricordo mai chi è Mega Grid e chi è Ultra Grid, a seconda che sia Grid Mode o partita normale. Però adesso siamo in quella situazione offensiva dove l'offesa è così alta che riusciamo quasi a non preoccuparci dei danni che possiamo subire. Io ho 15 bombe che diventano 16 adesso, quindi io ti dico che il percorso me lo apro. Tanto le batterie non le raccolgo perché sono al massimo. E però apro questo, che però no, c'è il troll bomb che mi sto portando via. Bastardi. Ecco, poi fai queste cose e altro che pericolo, non c'è più. Il problema è che se apro quello, cioè se ci lancio la bomba per aprirlo, non è che si sposta, si apre. Alla zecca non la voglio, ciao. Io sparo un po' a caso, tanto un range della Madonna. Quindi do coio, giustamente. E boss challenge room, cosa mi proponi? Dai, rischiamocela. Valsa la pena proprio. Però dai, sei già morto. Che tiro dentro con la. Con la cosa, con la sacrifica al dagger e le mosche. Quindi sei esploso tipo in 3 secondi e mezzo. Bella, mi è piaciuta. Stavo prendendo sulle cacche rose. Sì, più che altro devo stare attento. Il vero nemico di questa run è la mia stupidità. Non ho neanche visto cosa mi ha colpito in questo istante. Pillola che è infested. E quad shot di quanto diminuisce la rate of fire però? Perché se mi rimane comunque alta sono un bimbo molto felice. Spider. Mutant Spider. Prende il tier delay per 2.1 più 3. Quindi 3. Boh, proviamo. Dai, comunque non siamo lenti. Secondo me siamo alla velocità che c'era a inizio partita.
Questo però lo odio. Ok. Allora, quando riesco a gestire questi? Ok. Poi l'ultimo è fatto perché ci vai incontro l'ignoranza. Bella. Chiave. E abbiamo la credit card. Dimmi che non c'è grid dei miei coglioni. Infatti c'è super grid. L'avevo previsto, no? L'avevo detto. Però dai. Abbiamo asfaltato in 3 secondi e mezzo. Sono felice. Sono felice. Sono tanto felice. Ok, abbiamo un setup decente, ma non gioiamo perché abbiamo 2 cuori soltanto. E la situazione non è facile, quindi. Vuoi rompere i crani, ma possibilmente lo vuoi fare quando non c'è... quando non ci sono cacche rosa su cui potrei cadere per sbaglio. Qui davvero il nemico più grande di questa run, ma il nemico più grande di qualsiasi mio episodio di Binding of Isaac, sono sempre stato io. Non mi puoi mettere qua una curse room in cui io voglio andare con tutto il cuore. Però magari dimmi che c'è la stanza segreta, ti prego. Sì, una gioia ogni tanto, una gioia. E voi saltate in aria, perché posso. Principalmente per quello. Curse room senza danni, grazie al cielo. E non ho cuori da darti, schifoso bastardo. Beh, almeno questi prendiamoli. Se avessi avuto Dark Bomb, tutti questi cuori rossi erano convertiti. Almeno stavo un pochino più tranquillo. Devo stare attento con... c'è uno scrigno qua, perché non l'ho preso, probabilmente... No, è qua sopra, scusa. Perché è isolato, sì, infatti. E andiamo a battere mamma, ci proviamo. Ora, stare attento a non prendere 2 danni, però faccio anche danno io così velocemente che forse non bisogna veramente preoccuparsi. L'ho già portata a metà vita, quindi già la media è che dovrei riuscirci al limite con un danno. Dove volevamo andare? Nella Dark Room. Satana, dimmi che hai 3 oggetti che posso prendere gratis con la credit card. Ne hai solo uno, ok Gimpy, che non mi dispiace. E ce lo prendiamo gratis. Però, testa di cazzo, che se ho avuto precedentemente, potevo prendere tutti i 3 oggetti di prima gratis, avrei avuto 3 cuori, ne spendevo uno qua per Gimpy, e avrei avuto 2 cuori rossi. E tutto il resto. Va bene, va bene, va bene. Non ho rollato niente, è pieno di batteria sto piano, logicamente, e basta, ce ne andiamo nel Womb. Adesso incomincia le cose difficili, perché posso prendere solo 2 danni, e... non ho tutte queste chiavi da poterle sprecare, però... magari c'è una Cricket Sed. Magari c'è una Troll Bomb che vorresti tanto mandare a fanculo con tutto il cuore, però... che fai? Ti vuoi mica arrabbiare? Ah, qua c'è un pin... infatti. E se sei l'incastrato, ragazzo mio? Ci hai provato, eh? Ci hai provato, apprezzo lo sforzo, ma... di strada, ok. Mi piace, voglio tanto in questo momento avere un... Shit. Merda. Sul cuore. Sono morto così? Sono morto così? Potevo anche ignorare la stanza per... No. Questa è stata davvero brutta, perché questa era... si poteva vincere. Avessi avuto più vita. E questi 2 danni da stupido... potevo evitarmeli, potevo aprire la porta con la bomba. Vabbè. Non si piange sulla traversata, per questo andiamo comunque avanti con un sorriso. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.